Un saluto da Ivan Paparella e ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Oggi vi parlo di Arcos 40B Titanium, un piccolo smartphone però con caratteristiche complessive interessanti, non tanto per l'hardware che certamente non è all'ultimo grido, anzi ha dei limiti, è un telefono con un taglio economico, ma perché tra i molti telefoni che mi capita di provare con questo tipo di apparato hardware mi sembra uno di quelli che riesce ad esprimere delle prestazioni particolarmente soddisfacenti, come rotondità di sistema, come fluidità complessiva. Vediamo un po' di descriverlo. Ha un design che trovo particolarmente piacevole, con queste due casse frontali tipo HTC One, per capirci, fatto che aiuta davvero ad ascoltare con piacere col tenuti multimediali, ma per esempio che quando lo si usa in macchina come viva voce o come navigatore mi pare davvero particolarmente azzeccata questa scelta degli altoparlanti frontali. Abbiamo tra l'altro un display forse un po' piccolo rispetto alle dimensioni complessive del telefono, comunque un display da 4 pollici con tecnologia IPS, un display che tra l'altro mi pare raggiungere anche dei livelli particolarmente interessanti per quanto riguarda la qualità dell'immagine e dei colori. Un display con risoluzione full wide VGA 480x854 pixel. Nella parte superiore abbiamo una foto videocamera frontale che supporta anche la videochiamata su rete telefonica e filmati e foto con risoluzione VGA. Sensori in questa zona, prossimità e luminosità, e naturalmente questa generosa capsula auricolare nella zona superiore che rende davvero piacevole la qualità della telefonata. Parte inferiore con i tre tasti a sfioramento che opportunamente sono stati posizionati all'esterno della cornice del display, visto che spazio ce n'era in abbondanza. Attivazione delle opzioni, la casetta home e il tasto di ritorno. Nella parte destra del telefono troviamo questo profilo molto carino, cromato, tasto di accensione, nella parte inferiore nulla, a sinistra controllo del volume, in testa al telefono ingresso da 3,5 mm per le cuffie e l'ingresso micro USB. Parte posteriore abbiamo un cover che è completamente removibile, che ospita una batteria da 1400 mAh, una batteria che l'amperaggio non è esagerato, però direi che le prestazioni complessive del telefono non richiedono energia a volontà. Direi che con un utilizzo anche piuttosto corposo si riesce a fare senza grossissimi problemi una giornata di lavoro. Sotto al cover troviamo anche due slot per le SIM card, una in formato mini, l'altra in formato micro. È uno di quei telefoni, naturalmente uno smartphone Android con il supporto dual SIM. C'è anche una scheda micro SD per espandere la memoria. Fotocamera da 5 megapixel con autofocus, flash LED e possibilità di girare video in HD, quindi a 1280x720 pixel. Vi dicevo che il telefono è uno smartphone dual SIM, e un po' come quasi tutti oramai questi telefoni con questa fascia di mercato, con questo tipo di tecnologia, utilizza una piattaforma hardware che è stracollaudata e conosciuta. Sto parlando di MediaTek MT6572 con architettura dual core, clock da 1.3 GHz, 512 MB è la memoria RAM, una GPU Mali 400 per la parte grafica. La memoria fisica è da 4 GB, ne possiamo usare in realtà poco più di 2. Possiamo aggiungere una scheda micro SD che può anche essere utilizzata come disco di scrittura predefinito, e ve lo faccio anzi direttamente vedere nel suo paragrafino di gestione. Abbiamo poi naturalmente il wifi, il bluetooth, il GPS e scambio dati HSPA Plus. Visto che sono già entrato nelle impostazioni, ci buttiamo direttamente nel paragrafo di gestione della SIM. Per chi segue sempre le nostre recensioni avrà forse la nausea di vederlo sempre, per chi vede per la prima volta vi faccio vedere come funziona il sistema di gestione delle due SIM anche su questo Arcos 40B. Abbiamo questo primo paragrafo che ci permette di accendere e di spegnere anche selettivamente le due SIM tramite un menu impostazioni al quale si accede premendo sul quadratino colorato. Possiamo cambiare il colore di riferimento della SIM e quindi anche dell'indicatore di campo, cambiare il nome della SIM e inserire anche alcuni dati tipo il numero di telefono o cambiare la visualizzazione delle prime 4 cifre del numero di telefono. Da questo paragrafo possiamo anche condizionare il telefono, domandare
che sia una delle due SIM ad essere predefinita rispetto all'altra quando dobbiamo rigirare una chiamata, oppure, come di solito faccio io, obbligare il telefono a chiederci, prima di lanciare la chiamata, quale delle SIM debba essere a originare la telefonata. La stessa situazione la troviamo nella messaggistica, nella videochiamata, dove però dobbiamo identificare precedentemente quale delle due debba funzionare in tal senso. Interessante, parlando della connettività dati, vedere che se si va nel reparto reti mobili e nel servizio 3G, possiamo decidere che una delle due SIM vada sul 3G, quindi non contemporaneamente, ma tutti e due gli slot supportano la gestione per la rete 3G. Non dovremo quindi sostituire fisicamente le SIM, ma basterà fare uno switch via software. Questo smartphone, l'Arcos 40B, utilizza Android in versione 4.2.2, una versione davvero vicinissima alla distribuzione stock. Abbiamo davvero un inserimento di software molto modesto, tipo questi programmi di Arcos per la gestione della musica, dei video, e davvero poco altro. Direi che una scelta assolutamente opportuna, che ben si sposa con un hardware che, come dicevo prima, non è esageratamente potente e che quindi è bene non sovraccaricare di programmi in prima installazione, che magari poi non vengono utilizzati e contribuiscono solo ad appesantire il sistema. Cerchiamo di utilizzare i programmi che realmente ci servono, per trovarci poi a non avere quintalate di file temporanei in giro che non servono a nulla. Andiamo sulla parte telefonica. Parte telefonica dotata di un tastierino con ricerca intelligente dei contatti. Ora volevo vedere di lanciare anche una chiamata. Chiamiamo il 414 di Vodafone e attiviamo il viva voce. Benvenuto nel 414 di Vodafone. Qui può sapere il suo credito e controllare i contatori delle sue promozioni. Se ha uno smartphone, per tenere sotto controllo la spesa. Allora, la parte telefonica funziona assolutamente bene, davvero nessun problema nell'originare la chiamata, nel trattenere il segnale. Direi che siamo certamente su valori medi. La cosa che invece mi interessa è il funzionamento di questo speaker frontale, che, come avete potuto sentire, sviluppa un suono corposo ben identificabile e anche con un volume piuttosto importante. Direi che si ripete nelle medesime prestazioni anche quando lo utilizziamo per ascoltare della musica o comunque dei contenuti multimediali. Andiamo a vedere brevemente la navigazione internet. Ci spostiamo sulla home page di Cellulare Magazine, gliela facciamo precaricare. Adesso siamo sotto copertura di un operatore di rete, di solito prima delle prove formato i telefoni e li sgancio dal wifi. Allora, che dire della navigazione internet? Allora, adesso stiamo navigando col browser Chrome. La navigazione va bene, nel senso che ha dei tempi di caricamento e di riformatazione della pagina assolutamente compatibili con una macchina con questo tipo di ambizioni, con questo hardware. Certamente c'è qualche limite dovuto a una dimensione del display non esagerata. I 4 pollici sono diventati un po' un taglio minimo, forse personalmente anche sotto il taglio minimo per visualizzare correttamente i contenuti. Comunque, se avete intenzione di scegliere un telefono che faccia un po' di tutto, ma che sia piccolo complessivamente nelle dimensioni, direi che la navigazione internet su questo smartphone è certamente valida. Possiamo da qui ovviamente richiedere il sito in modalità desktop, quindi diciamo che possiamo navigare più o meno tutti i siti, anche quelli più complessi. Andiamo a vedere la galleria. Allora, la parte multimediale certamente non è eccezionale. Allora, benché sia un telefono di fascia economica, è dotato di una lampadina flash, è dotato della messa a fuoco. Tuttavia abbiamo delle immagini che patiscono un rumore digitale abbastanza evidente, anche in condizioni di luce ancora piuttosto accettabili come quelle che stiamo visualizzando. C'è anche forse una nitidezza che non è proprio il massimo. Comunque le foto secondo me non sono male, anche per quanto riguarda la identificazione della scena. Vediamo anche il video come funziona.
presente anche qui lo zoom digitale. Andando a vedere i settaggi della fotocamera, sono davvero un po', non dico ridotti al minimo, ma davvero pochi. Abbiamo quell'interfaccia un po' tipica dei telefoni che utilizzano Android in versione stock. Dobbiamo accedere al menu impostazioni tramite questo pulsante in alto a destra e da qui possiamo entrare un po' in tutti i settaggi, modalità scena automatica, le dimensioni della foto. Come vi dicevo, non ci sono moltissime cose sulle quali lavorare. Direi tuttavia che la messa a fuoco è anche abbastanza rapida e compatibilmente con i limiti di cui vi ho appena parlato, la fotocamera non è neanche male. Certamente per quelle classiche foto da social network o comunque per portare a casa degli scatti va assolutamente bene. Vediamo di fare anche un rilevamento con Antutu. Il benchmark ci ha regalato 10.013. Abbiamo detto in molte altre occasioni, sul web ci sono dibattiti aperti da un sacco di tempo, che questi strumenti di diagnosi sono soggetti a qualche tipo di discutibilità. Abbiamo realizzato 10.013 punti. Vi devo dire la verità che la sensazione nell'utilizzo quotidiano di questo Arcos è un po' migliore di questo punteggio. Certamente considerate che abbiamo a che fare con un processore dual core e con solo 512 MB di RAM. Sono dei valori sicuramente un po' ormai diventati il minimo indispensabile per muovere uno smartphone Android. Sinceramente non ho avuto problemi nell'utilizzo in questi giorni di questo Arcos, cioè non ci sono eccessivi ritardi, come avete potuto vedere la navigazione internet, pur senza essere un fulmine, è realmente utilizzabile. Comunque, per correttezza vi faccio vedere qual è il punteggio segnalato da Antutu Benchmark e proviamo a fare una prova del 9 lanciando anche il nostro Subway Surfers per vedere come funziona su questo Arcos 40B. Il nostro piccolo teppista si è spostato a Roma adesso a imbrattare le carrozze dei treni e ora vediamo di metterlo al riparo dal gendarme che lo insegue da un sacco di tempo. Ok ragazzi, è stato bello. Allora, come avete potuto penso vedere già da voi, il gioco resta giocabile. Ogni tanto è presente qualche scattosità, sembra qualche perdita di frame. Tuttavia anche quando si impartisce al gioco un'istruzione, il telefono reagisce abbastanza rapidamente. Direi che siamo in una di quella fascia in cui siamo un po' sulla soglia limite sotto la quale probabilmente il gioco incomincia a far fatica a girare. Naturalmente considerate una via di compromesso se acquistate un telefono di questo tipo. Bene, io direi che potremmo fare un po' delle considerazioni finali su questo Arcos 40B, un telefono che vi devo dire molto sinceramente mi è arrivato così, senza accessori, senza scatola, senza caricabatteria, soltanto da provare. Un telefono che mi ha abbastanza stupito. Allora, personalmente mi piace in maniera particolare nel design e nell'assemblaggio, forse preferisco la versione scura, ma lo trovo carino esteticamente. Mi piace molto il funzionamento delle casse e complessivamente, tenendo ben presente la tipologia di telefono, il suo target e l'hardware che lo muove, mi pare che funzioni anche particolarmente bene. Certamente c'è qualcosa che si potrebbe migliorare, ma ripeto, considerate anche il prezzo d'acquisto, che davvero mi pare poco oltre i 100 euro per essere acquistato. Una fotocamera che non è proprio il massimo che possiamo acquistare, un funzionamento che in certi momenti, l'avete visto col gioco, può risentire un po' di un hardware che non è
non è proprio il massimo della vita. Complessivamente però mi pare anche, mi pare che sia un telefono da tenere in considerazione in questa fascia di mercato. Tra l'altro un bel display, un bel pannello IPS, trovo che complessivamente questo Arcos 40B sia davvero meritevole di attenzione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando ai prossimi video. Un saluto da Ivan.